Cari fratelli e sorelle, sono particolarmente lieto e onorato di presiedere la celebrazione in occasione della festa di Santa Rosalia, che quest'anno coincide con il quarto centenario del ritrovamento delle spoglie mortali. E qui, nella maestosa cattedrale di Palermo, dove esse furono trasferite dal Monte Pellegrino il 15 luglio 1624 e tuttora si conservano nella cappella a lei dedicata. Il Santo Padre vi ha già mandato un messaggio per questa circostanza, ma sono lieto di portarvi anche personalmente i suoi saluti. Egli si unisce cordialmente alla gioia e all'azione di rendimento di grazie di voi palermitani che oggi siete qui, numerosi, per lasciarvi illuminare dalla sapienza della Vergine Rosalia. Egli vi assicura che invoca la benedizione su questa arcidiocesi, sull'intera isola e su tutti voi. Saluto con affetto l'arcivescovo, Monsignor Corrado Lorefice, lo ringrazio anche per le parole che mi ha rivolto all'inizio della celebrazione, e saluto tutti gli altri presuli di Sicilia e con loro tutti i presenti, i sacerdoti, i rappresentanti della vita consacrata, le autorità civili e militari e tutti voi, carissimi fratelli e sorelle in Cristo. La testimonianza della fede in Gesù Cristo lega Rosalia agli altri santi e sante siciliani, Agata, Lucia, Gerlando, Vito, Alberto degli Abati, per citarne solo alcuni. Questi coraggiosi testimoni di Cristo hanno gettato il seme del cristianesimo della Chiesa siciliana. E noi oggi, frutto di quel seme fecondo, facciamo memoria di una di questi testimoni, la Vergine Rosalia, per venerarne con sentimenti di gratitudine la testimonianza esemplare ed implorarne la protezione divina sulla Chiesa palermitana. I santi di ogni tempo e luogo sono infatti modelli di fedeltà e di coraggio per tutti coloro che vogliono vivere secondo il Vangelo di Gesù. Siccome però non abbiamo un insegnamento diretto della nostra Santa, siamo invitati ad accogliere l'insegnamento indiretto che ci viene impartito dalle Sacre Scritture che la liturgia ci propone in occasione della sua festa. Innanzitutto il libro del Cantico dei Cantici, la prima lettura, che celebra il desiderio dell'incontro, la ricerca e la perdita. Il brano che abbiamo ascoltato evoca una splendida scena primaverile. È la sposa che parla e riporta le parole dello sposo, una voce, il mio amato. E questa voce le dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. È la stessa parola che il Signore ha rivolto ad Abramo perché esca dalla sua terra e cammini verso quella terra che egli gli indicherà. Anche la donna del cantico viene invitata ora a mettersi in cammino per il proprio vantaggio. È un discorso decisamente simbolico che riprende il linguaggio dei profeti. Il movimento da fare è il ritorno, cioè la conversione. Questo linguaggio metaforico che i profeti adoperavano per indicare una nuova vita, una nuova primavera, un rifiorire delle speranze è applicabile a ciascuno di noi oggi. Dio invita l'uomo e quindi ciascuno di noi a cercare il suo volto e ad ascoltare la sua parola. L'umanità desidera vedere Dio. L'abbiamo detto nel Salmo responsoriale. L'umanità desidera vedere Dio, ma anche Dio desidera vedere il volto autentico dell'umanità. L'umanità deve ascoltare la voce di Dio
ma anche Dio ama ascoltare la voce dell'umanità. Comprendiamo bene allora che la santità a cui siamo chiamati non è una statica perfezione morale, ma una dinamica di relazione. Non è solo un essere buoni, certamente anche questo è parte fondamentale della santità, essere buoni, ma è soprattutto un'esperienza della vita stessa di Dio, che include la dimensione dell'intimità, del silenzio, anche talvolta dell'assurdo che abita la nostra esistenza umana. La santità a cui oggi Rosalia ci richiama è correre il rischio di vivere la trasformazione operata in noi da Cristo, altrimenti la fede diventa una passione inutile. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato come San Paolo usi l'immagine sponsale, paragonando la Chiesa a una sposa. Egli dice di provare nei confronti della comunità di Corinto una specie di gelosia divina, di un amore unico e fedele, perché si è preso un impegno con Cristo, quello di presentargli la Chiesa come una vergine casta. Cristo è l'unico sposo a cui la comunità è promessa come sposa. Ebbene, noi eredi di quei primi cristiani siamo chiamati a rispondere a quella esortazione, dimostrando che è possibile vivere la comunione con Dio nella vita e nella morte, dimostrando che è possibile provare maggiore gioia nel dare che nel ricevere, dimostrando che usare la forza del perdono che vince la voce della vendetta è possibile, dimostrare che promuovere la civiltà dell'amore che sconfigge ogni forma di odio è possibile. Le reliquie di Santa Rosalia nel 1624 furono portate in processione per la città, che fu così purificata e liberata da una grave epidemia di peste. Chiediamoci allora, cari fratelli e sorelle, qual è la peste che avvolge ancora la nostra città, che avvolge il mondo? Un mondo che ha tanto bisogno di confronto con la verità e con l'esperienza di fede. Quindi recuperiamo anche nelle celebrazioni del festino un forte senso di sobrietà evangelica e di servizio, che sono i veri valori incarnati da Rosalia. La città di Palermo ha perseguito la giustizia attraverso forme di testimonianza altissima, fino al sacrificio della vita. Qui ci sono i martiri della giustizia, tra i quali il caro Don Giuseppe Puglisi. Nella memoria di tutti noi è rimasta impressa l'invettiva del cardinale Salvatore Pappalardo: mentre a Roma si discute, Sagunto è espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma la nostra Palermo. Il clima era cupo in quegli anni, ma la città seppe reagire. Dal sangue versato nacquero migliaia di voci e di esperienze sul cammino del cambiamento. La Chiesa di Palermo continui anche adesso ad essere attenta e sollecita nel favorire processi e percorsi atti a promuovere la cultura della giustizia e della legalità, collaborando con le numerose associazioni che operano tra le maglie del tessuto urbano e che sono presenti sul territorio per aiutare la cittadinanza a superare una mentalità che può rischiare alle volte di essere in contrasto con la legalità. Questa Chiesa di Palermo, come ha ricordato San Paolo, non dimentichi di essere vergine casta che dovrà presentarsi a Cristo suo sposo. La pagina del Vangelo, infine, ci presenta la parabola delle vergini stolte e delle vergini sagge. Vorrei fermare l'attenzione sul simbolismo dell'olio, che venendo a mancare alle vergini stolte, costituisce la ragione prima del loro dramma, in quella notte che per esse si è conclusa in un modo così triste. L'olio era simbolo di serenità, di prosperità, di gioia e di pace. Perché nella parabola si parla di un olio che non si può prestare? Perché quell'olio rappresenta l'amore che alimenta la fiamma della fede.
Questa fiamma fragile e delicata come la tenerezza, solo l'amore può farla sfavillare e conservarla viva. Ma l'amore uno lo deve trovare nel proprio cuore. Se manca, come sarebbe possibile chiederlo ad altri? Vegliare in attesa del ritorno dello sposo significa vivere di amore, godendo di quella luce che solo l'amore può ravvivare. L'amore è una vigilanza quotidiana. Cari amici palermitani, illustri autorità civili e militari, il mio vuole essere un invito a guardare il cielo per amare la terra, un invito a trovare cose nuove per suscitare speranza, nutrire grandi ideali per creare futuro, promuovere la cultura del dialogo e dell'intelligenza per rendere questa città vivibile, accogliente e bella. La terra senza cielo è fango, ma la terra con il cielo diventa giardino. Vinciamo la rassegnazione e facciamo ricorso alle nostre migliori risorse di mente e di cuore. Con collaborazione, disinteresse e generosità si può rendere la città sicura. Attenta nella cura delle nuove povertà, fedele alla sua tradizione di comunità ospitale. Possa la memoria della Vergine Rosalia illuminare le nostre menti e scaldare il nostro cuore per fare di questa città una casa ordinata, amministrata con giustizia e curata con amore. E così sia.